Aspetta, alza. Perché se vengo in vacanza io ho il mio rispetto, c'è il mio diritto. Pronto? Buongiorno! Buongiorno, ciao! Senti, dove sei a Bari? Bari centro, via Puccinianni, 268. 268, senti, fa quanto tempo posso venire? Sono qui adesso, vuoi venire? Sono pronta. Quante? Se facciamo completo con cuore, 50. Dove devo venire? Al piano rialzato. Ciao, ciao, buongiorno. Sappiamo che stai da tanto tempo qui, no? Tutti lo sanno, nessuno interviene. Ma quanto paghi di affitto? Intanto rispondo. Putignani 295, 268. Telefonate a gogo. Lo sai che invece qui ci sono delle persone che si prostituiscono? Tu lo sai, no? No, non lo so. Ah, non lo sai. Ma chi è il proprietario di questa abitazione? Quanto paghi di affitto per le vacanze? No, ho pagato il mese estivo. Ah, solo il mese estivo? Sì, perché adesso viene Ferragosto. Perché io non ci vedo l'affitto a Torremare. Io sono siciliana, okay. Sono nata a Napoli, perfetto. Io ho venuto per fare la mia vacanza. Io ho lavorato un anno. Ci incuriosisce. Io sono pasticcera. Oh, bravissima. Ci incuriosisce il fatto che vieni a fare la vacanza al quartiere Libertà, no, capito? No, non lo so. Ah, cioè questo solo ci incuriosisce. Solo questo. Però il fatto che qui c'è una prostituta, qui non lo sai, non la conosci. No, non conosco. Oppure non sai se qui ci sono altre prostitute. Non conosco, sono appena arrivata. Quanto ti ha fatto pagare per le vacanze? 500 euro al mese. 500 euro al mese. Va bene. Qui sai chi abita? No, là non c'è nessuno. Ah, non c'è nessuno. No. Neanche qui al primo piano dove c'è la finestrella. Prima si dice abitasse il magnaccio, così si prima. Non c'è nessuno, c'è solo la signora qui? No, non lo so, non l'hai vista. Ah, non l'hai vista la signora. Neanche quella di là. Neanche l'altra, non hai visto niente. No. Come si chiama il proprietario dell'immobile? E te lo devo dire, io ho la mia privacy. Tu sei venuto in un palazzo dove si esercita la prostituzione, non lo sapevi, ecco perché ti abbiamo scambiata per una prostituta, ma perché sapevamo che qui c'erano delle prostitute, ti chiediamo scusa, tu non sei una prostituta, assolutamente. Guarda, mio marito è un maresciallo, Anzi, diglielo, quando arriva tuo marito maresciallo, faglielo presente che qui abitano delle prostitute, capito? Perché non è un posto in cui si può stare, perché c'è i clienti che fanno avanti e indietro, non è sicuro neanche per... non ho visto nessuno. Non è sicuro neanche per il bambino se porterà il bambino, sì, capito? Però no, perché io non lo sapevo. Lo so, te lo stiamo dicendo noi, capisci? Quello ti volevo dire. Io chiudo un occhio. Benissimo, noi ne chiudiamo tutte e due. Speriamo che altra gente invece non ne chiuda nemmeno uno. Così no, viene io a no, controllare. Perché questo è il suo lavoro. No, così viene a controllare. Però tu non che può tu entrare sei... a fare queste cose. Pure fa una domanda, mami. Così controlla se tu effettivamente non sei una qua prostituta. Non c'è nessuno. E sopra invece c'è la prostituta. Sopra di là non c'è nessuno. Io sono appena arrivata. Come non c'è nessuno? Siamo entrati. Il proprietario di quella casa è sempre il signor. Come è di sopra il signor. No, non è il signor. Guarda. Beh, perché ti posso fare una domanda? Per capire se il signor sa che però toglie quella maledetta cosa. Il signor sa che qui ci sono le prostitute, non tu, le altre, capito? Quello voglio dire. Cosa hai detto che fa tuo marito? È maresciallo. Di che cosa? Di che cosa? Alla caserma di Napoli. Alla caserma di Napoli, ma è un italiano tuo marito? Sì. Ah, ok. E che come si chiama? Chi è maresciallo? È maresciallo. Maresciallo. Però io non ti dico il nome. È un segreto. No, perché tu vedi mi viene con la telecamera. Il marito maresciallo di Loredana, il famosissimo marito di maresciallo di Loredana. Loredana non è una prostituta, lo chiariamo ancora una volta, è a suo marito maresciallo alla caserma di Napoli. Invece su c'è una prostituta che ha colto il nostro gancio, l'avrebbe fatto entrare non ci fossimo stati noi. 50 euro anche lato B. Per dirti, se qualcuno sbaglia e viene da te, di che non sono io la prostituta. Sopra 50 euro col lato B, servizio completo, all inclusive, ok? Tu goditi le vacanze a Libertà.
No, goditi le vacanze in una bella casa luminosa a Libertà. Dobbiamo andare a un altro posto, io cerco un altro. Ah, qua non va bene. No, per il bimbo. È chiaro, no, qui non c'è aria per il bimbo, non ci sono finestre. Solitamente uno pensa che lì ci siano delle prostitute. Loredana non è una prostituta. No, vedi, no. Sì, vabbè, questo è l'adeguamento dell'acqua, non c'entra niente, Loredana. No, no, e questo lo vedi. Vabbè. E vedi che l'hanno messo oggi, questo io pensavo che era il. Vabbè, comunque, questo è, ok? Buona vacanza, goditi questa vacanza dopo un anno di duro lavoro. No, io voglio diventare la testa pazza. No, dai, quando avviera tuo marito e tuo figlio sarai più tranquilla. No, io mi scappo di qua. Te io ne scappo. Che lui mi dà la caparo che io le ho dato. Non sarà tanto contento il proprietario, che no, se tu te ne vai e ti deve restituire la capara, però un altro la trovo che si mette dentro, che fa un'altra vacanza. Va bene, ciao Loredana, che buona vacanza. Queste sono i miei amici che io le ho mandato un messaggio. Questo, siccome sono trova lei, sono una prostituta. Qua no, qua nessuna è prostituta. Sì, volevo solo dirvi che c'è stato un malinteso. Quella è la mia amica, lei non fa questo mestiere neanche io. Perché al primo piano c'è una prostituzione. Siccome lei... prostituzione, va a prostituzione, perché caso sono qua a trovare lei. Assolutamente, però ti voglio solo dire che il malinteso che c'è stato è stato per questo motivo qua, non perché io pensavo che voi due, cioè voi foste. No, è mia amica, è venuta, quella è sua moglie. Di sopra non lo so, e mi vogliono fare la puttana, no. Ok. Che non sono una puttana. Va bene, va bene. Hai capito? Quindi tu mi confermi che qui non c'è nessuno qui all'altro? No, non lo so, perché io venuto qua. Vabbè. E lei è venuta a trovarmi a me. Pure anche lui è venuto a trovarmi a me perché io ero nel posto, io le ho mandato il messaggio. Vengo qua, mia moglie porto la colazione. Certo, no, lo so. Beh, allora, buona colazione. Ciao, eh. Hai visto? Ciao, eh. Qui ci avevano detto che non c'era nessuno, invece la casa era aperta ed evidentemente qualcuno c'è. Ci sono prostitute, ci sono donne che non sono prostitute ma che vengono visitate da amici e quindi che gli portano la colazione e boh. Probabilmente un controllino bisognerà pure farlo, non approfondito, un controllino.